Buonasera a tutti, sono Filippo Scrina, presidente del progetto Sicilia. Grazie di essere qui a trascorrere questo pomeriggio domenicale per parlare di moneta complementare e statuto siciliano, quando ci sarebbero tante cose più piacevoli da fare. Forse per questo un grazie particolare lo dobbiamo a Sergio Abate, che tanto si è impegnato nell'organizzazione di questo momento. Un benvenuto e grazie al dottor Francesco Bernardelli, che accogliendo il nostro invito è venuto qui dal Piemonte a parlarci di moneta complementare. Esperto di finanza etica, autore del libro verde della moneta complementare pubblica, organizzatore del primo convegno nazionale sulle monete complementari, che si è svolto a fine novembre a Matera, capitale europea della cultura. Grazie a Giuseppe Pizzino, segretario del partito e ideatore di Progetto Sicilia per la moneta complementare grano, di cui ci parlerà, e per la forza e la finalità del suo progetto ha indotto me e tanti altri come me ad impegnarsi per la prima volta in politica in modo così diretto da fondare addirittura un partito. Grazie a Giuseppe Lunardo, brillante avvocato costituzionalista, esperto di diritto comunitario, che ci parlerà di una parte importante della Costituzione italiana, lo Statuto siciliano, strumento formidabile della rinascita della Sicilia, che per la parziale e pessima applicazione, confondendo lo strumento con l'uso, è diventato emblema del fallimento della politica siciliana. Prima però vi racconto brevemente perché il partito Progetto Sicilia. Progetto Sicilia è innanzitutto uno studio accurato e attento dei dati economici siciliani, delle opportunità che lo Statuto offre e delle risorse cui la Sicilia può ricorrere, attraverso il quale si individuano gli strumenti per uscire da una situazione economica disastrosa che rischia, se non affrontata immediatamente, di diventare irreversibile e di negare un futuro di benessere in Sicilia ai siciliani. Giuseppe Pizzino costituisce un'associazione di promozione sociale per farlo conoscere e per raccogliere le 10.000 firme necessarie, come prevede l'articolo 12 dello Statuto, per presentare all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge di iniziativa popolare. Sembra incredibile, per la prima volta in 70 anni si ricorda all'articolo 12 dello Statuto. E cosa più incredibile, si raccolgono 11.700 firme di cittadini siciliani girando le strade di tutta la Sicilia, spiegando ad ognuno, cittadino per cittadino, cosa è il progetto Sicilia. Il disegno di legge numero 730, Progetto Sicilia per la moneta complementare grano, primo firmatario l'onorevole Laccoso, a marzo viene presentato all'Assemblea regionale siciliana. Occorreva che fosse approvato con sollecitudine per essere operativo nel 2015. Per sollecitare l'esame Giuseppe Pizzino, Paolo D'Amato, oggi tesoriere del partito, Rosario Romeo, dinamico animatore del gruppo Giovani Disoccupati e Occupati, fanno lo sciopero della fame, si incatenano ai cancelli del Parlamento. Salvo Caruso e Giorgio Amaicano, che si occupano delle comunicazioni via web, presidiano piazza del Parlamento per intercettare i nostri deputati, per sensibilizzarli al problema. Insieme a loro Fabio Maggiore, laureato in economia a Pavia, con una tesi sul signoraggio bancario che è una delle più cliccate sul web. Finalmente, convocati dalla terza commissione attività produttive, illustriamo il progetto. Il responso è: costituisce un cambiamento epocale della politica regionale, ma non rientra nel programma del nostro partito. È un programma politico. Se volete realizzarlo, costituite un partito. Così ci dice il presidente della terza commissione. Un poco sorpresi e sconcertati che un progetto che mira a reperire risorse per costruire infrastrutture, finanziare l'economia, creare lavoro per eliminare la disoccupazione, non rientra nei programmi dei partiti.
Dopo qualche giorno di riflessione abbiamo deciso di non vanificare il lavoro svolto, di chiedere il giudizio dei cittadini. Ci siamo uniti, persone di diverse età, di differente estrazione culturale, sociale e economica, unite nell'intento di ottenere il rispetto di un diritto che tutti ci riguarda. È il fondamento della nostra convivenza nazionale, il lavoro. L'articolo 1 della Costituzione italiana recita: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. È una sintesi perfetta di Progetto Sicilia. Grazie. Passo la parola al dottor Francesco Bernabei che ci parla di moneta completa. Grazie mille, buonasera a tutti. Allora, io ho il compito di illustrarvi brevemente cosa sono le monete complementari. Dunque, per capire bene cosa sono, è bene illustrare che cos'è la moneta principale, quella ufficiale, per capirci. La moneta ufficiale, diciamo, è una moneta che è dotata di tre funzioni fondamentali. È un mezzo di scambio, è riserva di valore ed è unità di conto. Per cui, quando io dico che l'euro è la moneta ufficiale, sto dicendo che misuriamo il valore in euro, appunto. Sto dicendo che se tengo gli euro in tasca, il valore di questi euro non verrà, diciamo, diminuito eccessivamente nel tempo. E sto dicendo che lo posso usare per scambiare ovunque. Esiste un reato di rifiuto della valuta ufficiale, per cui se un negoziante, un esercente dicesse: no, non voglio gli euro, voglio qualcos'altro, noi potremmo andare dai carabinieri e fare più pari una multa di 80 euro oggi, che non so come ti pagherebbe, però in teoria dovrebbe pagare anche quella in valuta. Quindi, per intenderci, la moneta ufficiale è questo. Da un punto di vista però più pratico e, diciamo, oggettivo, la valuta in realtà è una ricevuta, circola come una ricevuta. Posso affermare questo perché ricorderete tutti quanti che sono vecchi a dire che era scritto pagabile a vista al portatore. Cosa voleva dire quella dicitura? Voleva dire che un tempo io potevo andare in una banca, meglio la banca centrale, presentare quel pezzo di carta e ricevere il corrispettivo in oro. Questo in realtà ha smesso di essere vero già in tempi storici, quindi non recentemente come tutti pensiamo dal 71 con la fine del gold standard voluta dei fatti di Bretton Woods voluta da Nixon nel 71, ma ben prima. Perché? Perché non c'era abbastanza oro per coprire la quantità di carta che circolava in tutti i paesi europei e mondiali. C'era già una crisi molto forte, qualcuno sostiene addirittura che la mancanza di oro aveva generato almeno un elemento socio-economico importante alla base della prima e della seconda guerra mondiale. Teorie, non lo so. Diciamo però che questo aspetto di convenzione, tra virgolette, vuota, cioè che non ha un controvalore alle spalle, ha indotto diverse persone nel tempo a immaginare, già in epoche lontane, delle valute cosiddette complementari, che non avevano cioè un corrispettivo in termini di controvalore appunto, ma che erano però strumenti solo di pagamento. Quindi delle tre funzioni fondamentali monetarie ne avevano soltanto una, e cioè la funzione di scambio. Un esperimento molto famoso, ad esempio, è stato l'esperimento avvenuto in una cittadina austriaca che si chiama Vogel. Nell'anno tra il 32 e il 33, il sindaco di Vogel aveva questo enorme problema della disoccupazione, eravamo in piena recessione, ahimè, come oggi, e il sindaco decise di stampare degli scellini che funzionavano così. Praticamente uno andava in comune, depositava degli scellini buoni, veri, e riceveva in cambio degli scellini che avevano alle spalle sul retro della moneta dei luoghi in cui si poteva mettere un timbretto, diciamo così. Praticamente con questa moneta si poteva comprare tutto e il comune in questo modo aveva da una parte gli scellini e dall'altra questi altri scellini. Questi altri scellini circolavano molto in fretta perché in realtà perdevano valore di un dodicesimo alla settimana. Per cui per conservare quel valore il cittadino tornava in comune, metteva questo timbro e pagava il corrispettivo di una nostra banca da bollo. Voi direte, che farraginosità, che cosa strana, però quella cosa, in un'epoca in cui non c'era in realtà tanta moneta, non era tanto circolante, generò una tale velocità di circolazione che di fatto fu possibile pagare tantissimi lavori pubblici, di pagare in anticipo perché più la moneta scadeva, più le tasse costavano, più tutto costava,
per cui il cittadino era indotto a fare spesso questo lavoro del libretto morale, si arrivò alla piena occupazione in un posto piccolo come Worl. Quando però altre 300 comunità tedesche e austriache decisero di entrare anche loro nell'esperimento, la Banca Centrale Tedesca dell'epoca disse: eh no, è qua il governo della moneta, diventa qualcosa che non facciamo più noi, e per cui decisero di interrompere l'imperio l'esperimento. Da questa esperienza e tante altre esperienze che non nomino per brevità, derivò una teoria piuttosto frammentaria, però significativa, sul fatto che i cittadini possono costruire moneta complementare, purché non la chiamino valuta ufficiale, purché non dicano, appunto, non generino una truffa, una situazione di, come dire, di dolo o colpa, insomma, verso la cittadinanza, ma in condizioni di aperta convenzione, di chiara convenzione, è possibile generare questa moneta. Veniamo da noi, in Italia. Nel 2000 un giurista, Giacinto Britti, decide di provare anche lui a fare un esperimento monetario importante. Nell'estate del 2000, a casa sua letteralmente, stampa una moneta che chiama Simec e la distribuisce alla popolazione del paese in cui vive, che si chiama Guardia Greve. Viveva perché è morto nel 2006 in realtà. Il professor Britti praticamente prendeva questa moneta e cioè prendeva le lire, le convertiva con questa moneta, e questa moneta poteva comprare per il doppio del valore nominale. Cioè, per essere più chiaro, come funzionava? Io andavo a casa di Britti, letteralmente, gli davo 10.000 lire, lui mi dava 10.000 simec. Con i 10.000 simec andavo in un negozio, compravo per 20.000 lire. Il negoziante prendeva questi 10.000 simec, tornava da Britti e gli dava il doppio del valore. C'è qualcosa che non va? Cioè? Manca la metà esatta della cifra. Quando dissero ad Ovidi: ma lei come fa a ridare tutti i soldi ai negozianti che ritornano così via? Lui disse: velocità di circolazione, esattamente come le banche. Se noi oggi tornassimo nelle nostre banche e tutti quanti insieme chiedessimo indietro i soldi depositati presso i nostri conti correnti, le banche non potrebbero liquidarci. Avrebbero bisogno di un po' di tempo, perché tutti i soldi sono investiti, no? La stessa cosa faceva lui. Allora, la velocità di circolazione è un elemento chiave quando vogliamo migliorare di molto, diciamo, la qualità della vita dei cittadini dal punto di vista monetario. La storia non finisce qui, perché a un certo punto Britti poi venne denunciato da un fatto su denuncia anonima, arrivò a Polizia Carabinieri, una task force di, si parla di 1.000 unità, insomma, fra tutti i vari elementi della forza pubblica, circondarono il paese, sequestrarono tutta la moneta, lo tradussero in caserma, gli fecero un processo per tecnicismo, la causa la vinse lui, e dimostrò che a un certo punto un cittadino può costruire una convenzione. Solo che poi, quando tornò al paese, disse: a questo punto avevo ragione io, la facciamo meglio? I cittadini risposero: no, adesso abbiamo paura, se poi ritornano. Di questa storia non si capiva niente, finché io, preso, sono andato a Guardia Greve, ho intervistato un po' tutti, e che cosa è successo sostanzialmente? Che questo paese aveva conosciuto quella che chiamano la bolla speculativa, perché di fatto con questa moneta tutto costava la metà. Quindi la gente che stava in paese era cominciata a chiamare tutti i parenti all'Italia, arrivava gente dall'estero, ogni giorno diceva proprio un testimone di fatti, diceva che sembrava la festa del paese ogni giorno. Però la cosa che era incredibile, guardare il registro dei corrispettivi, è che il moltiplicatore monetario andava dal per 2 al per 10, cioè negozi che il giorno prima dell'esperimento incassavano 1 milione di euro, il giorno dopo 1 milione di lire, il giorno dopo incassavano 2 milioni di lire, un altro 10 milioni di lire, cose così. Per dire, l'oro, che è uno degli elementi più, ovviamente, più preziosi dal punto di vista della riserva di valore, l'orefice era passato da 1-2 clienti al giorno a 300 clienti al giorno, no? Una cosa quasi insostenibile, addirittura con fenomeni paradossali, per cui ad esempio il panettiere apriva alle 7:30, alle 8:30 più leva perché non ha più niente, neanche il scorte del magazzino, e a un certo punto dichiarò in un'intervista che lui era uscito perché non sapeva cosa fare le altre 8 ore, no? Cioè, immaginate uno che lavora un'ora al giorno e a un certo punto decide di dire: che bello, mi diverto, no, dice: chiudo perché voglio lavorare anche il resto del tempo. Nessun economista potrebbe mai immaginare, penso, una situazione del genere. Comunque, l'esperienza del SINE certamente è stato il calcio d'inizio di insieme dei ragionamenti. Per darvi un'idea di come vanno le cose, nell'anno 2010 avevamo più o meno 4 esperimenti monetari complementari. Adesso sono 65 in Italia, 63 in Francia, innumerevoli in Germania e in Belgio, e in Gran Bretagna abbiamo l'esperienza delle Transition Town Monies, o le Local Monies, cosiddette. Abbiamo
tantissime di queste esperienze. Giusto per darvi un'idea di come funzionano veramente, in Italia abbiamo tre modelli fondamentali. Uno lo chiamerei il modello SHEC, cioè la solidarietà che cammina, che è un sistema molto semplice, avviato a Napoli. Ahimè, la città d'origine ha creato qualche dubbio sulla pertinenza del progetto, ma è assolutamente valido. E praticamente funziona così: ci si iscrive a questa associazione, si riceve un controvalore in cambio di niente, di 100 euro all'anno, e si possono spendere questi 100 euro in tutti i negozi che sono convenzionati. Quindi ogni aderente ha almeno 100 euro di controvalore in più ogni anno. Quei soldi però non comprano completamente le merci e i servizi, ma soltanto in ragione dal 10 al 30%. E fin qui abbiamo un buono sconto. La cosa interessante che ha introdotto però lo SHEC è che ha fatto un interpello con l'Agenzia delle Entrate, ricevendo il diritto di impiegare uno strumento monetario chiamato abuono di cassa, cioè il commerciante che accetta gli SHEC può non trascrivere sullo scontrino la percentuale di SHEC incassati. Cioè, a fronte dei 30 euro che risparmio sui 100 che mi costa la merce, lo scontrino esce per 70 euro, non indicando quindi la quota di pertinenza SHEC. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente abbiamo creato una no tax area in più, in termini di legge. Cosa tutto questo diventerà? Adesso non lo sappiamo, però abbiamo uno strumento monetario di questo genere, che vuol dire che ci permette un risparmio fiscale a noi contribuenti, questo che interessa. E questo per quanto riguarda lo SHEC. Attualmente ci sono più o meno 32 esperimenti monetari area SHEC, per intenderci. Poi abbiamo un'area, diciamo, più aggressiva dal punto di vista dei volumi, che riguarda invece l'esperienza del Sardex, l'area Sardex, o meglio, l'area delle camere di compensazione cosiddette. C'è stata un'esperienza molto importante in Svizzera che fa data dal 1936, che si chiama BIR, che prevede un accordo fra negozianti, esercenti o attività commerciali, per cui si impiega non la valuta ufficiale, ma una valuta diciamo virtuale, scritturale, che viene regolata per mezzo di una camera di compensazione. Come? Molto semplicemente così. Io sono l'attività A, quindi con l'attività B. Io sono il suo fornitore. Invece di pagarci in moneta ufficiale, Filippo e io apriamo due conti correnti presso questa piattaforma. Questa piattaforma non è denominata in euro, in franchi svizzeri o altro, ma è una moneta che chiediamo noi, nel caso specifico il Sardes, perché l'esperienza in Italia è nata in Sardegna. A un certo punto, i 1000 Sardes, che 1000 euro che Filippo dovrebbe darmi per pagare dei servizi, non me li paga in euro, ma semplicemente mi sposta 1000 Sardes dal suo conto e io salgo di 1000 Sardes e lui va sotto zero di altri 1000 Sardes, altrettanti 1000 Sardes. Cosa deve fare lui per tornare allo zero? Deve semplicemente vendere beni e servizi per arrivare allo zero contabile, a saldo contabile. Io viceversa ho 1000 euro di controllore che posso spendere con altri altrettanti miei fornitori. Dove sta l'innovazione in questo? Che non mi sono indebitato con le banche, che non ho usato una moneta che di fatto costa, che ha un costo sociale. Non ho il tempo di spiegarvi questo concetto, però magari già lo conoscete. Sapete che la valuta ha un costo inerente, che si chiama costo sociale, che cambia dal 0,33 centesimi di euro per la banconota nominale fino a 1,9 per quanto riguarda la valuta elettronica. Cioè, ogni volta che noi spendiamo soldi, stiamo pagando anche il mezzo monetario. Questo è un tema enorme, non possiamo svilupparlo, però questo è un fatto importante da capire anche per comprendere come la valuta complementare potrebbe agire in questo senso. Il Sardes, che è partito nel 2009, era un progetto che coinvolgeva qualche attività in Sardegna e cubava per 300.000 euro all'anno, adesso è arrivato a 32 milioni di euro di giro all'anno. Si è moltiplicato in 8 regioni e in Piemonte per Piemex, in Emilia Romagna e Liberex, in diverse regioni, diciamo, sta prendendo piede. La forza dove sta? Sta nel fatto che una volta che io so che faccio parte di un circuito di credito commerciale, posso scambiare con enti e persone in cui un terzo mi garantisce che quella persona con cui sto scambiando in realtà è solvibile. Qui il punto di forza ovviamente però è anche il punto di debolezza, perché se tutto quello diventa ancora una volta una banca in cui ho un sistema che rende questo sistema ancora più, questo rapporto economicamente pesante, ovviamente perde il vantaggio della moneta complementare, ed è questo il dibattito interno a questo sistema che sta sviluppando in questo momento. Il terzo modello
riguarda invece un sistema che contempla per la prima volta la convertibilità tra valuta ufficiale e moneta complementare. Un esperimento è stato quello fatto a Riace nel 2011, cioè il comune di Riace in Calabria si è visto arrivare sulle sue spiagge, perché sul mare sullo Ionio, una serie di barconi di immigrati curdi nella fattispecie. E il sindaco Lucano, si chiama Lucano di cognome, praticamente non sapendo come far fronte a questa emergenza, chiese aiuto al ministero, che gli disse: c'è un fondo che si chiama SPRAR, noi ti diamo 19 euro al giorno se tu accogli queste persone, poi dopo ti paghiamo. E il sindaco Lucano, fatti due conti, si rese conto che non aveva 19 euro al giorno per tutte quelle persone, per tutti i giorni in cui sarebbe stato necessario. E quindi che cosa fece? Fece stampare una moneta da alcune associazioni, che chiamò bonus, e chiese a tutti gli esercenti locali di accettare questa moneta. Monete con vari tagli, da 1 a 20 euro mi sembra, con la faccia di Gandhi, Peppino Impastato, Mandela, cose di questo tipo, insomma. Di fatto per qualche anno questa moneta, per qualche mese ha avuto una circolazione libera. L'obiettivo era arrivare poi in fondo all'esperienza, momento in cui sarebbe venuta il ricongiungimento cosiddetto, cioè arrivati i fondi al Ministero, il Comune con le associazioni avrebbero riacquisito questi bonus pagando gli euro. Io sono stato a Riace, l'esperimento ha avuto un certo successo, poi però si è fermato perché non sono messi più pezzi di carta che non moneta, per cui a un certo punto giravano in maniera, diciamo, irregolare. Questi sembrano problemi banali, immaginatevi avere un valore 10 e dei pezzi di carta che girano per 1000. Se lo fa la banca centrale non ce ne accorgiamo, se lo fa un piccolo comune se ne accorge e poi andiamo a chiedere il riscontro, e questo è un problema. Io mi rendo conto di avervi dato una supernova di informazioni troppe, però giusto per darvi l'idea delle potenzialità delle monete complementari, non stiamo parlando di moneta in più, cioè l'obiettivo della monetazione complementare non è tanto di dare potere monetario in più alla cittadinanza in maniera, diciamo, normale, quanto di far passare un principio di sovranità monetaria. Cioè, quando diciamo che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, diciamo anche che sostanzialmente molti diritti derivano anche dal possesso del lavoro in quanto ci dà moneta. Avendo moneta possiamo esprimere quasi tutti i diritti di cittadinanza, non avendola ne perdiamo in maniera esponenziale. Allora, se noi riusciamo in qualche misura a diventare padroni, tra virgolette, di questa convenzione monetaria, non subendola, ma nemmeno generando situazioni ovviamente di puro arbitrio, di far west, capite che le cose cambiano. Capite che se abbiamo delle aziende che possono avere gli euro a proprio, diciamo, beneficio, ma anche altre valute che possono avere a costo zero o quasi, capite che vantaggio è immediato. Se abbiamo dei cittadini che hanno uno stipendio fatto in euro e altre valute, anche qui abbiamo un altro vantaggio immediato. Allora, se tutti questi elementi diventano sovranità monetaria, probabilmente conosceremo un'epoca in cui pagheremo le cose in maniera diversa. Però potremo anche fare più cose. Il punto è: come useremo questa forza, questa capacità? Chiudo con un ragionamento. La valuta ufficiale è una moneta che in qualche misura sterilizza i rapporti, perché io di fatto con gli euro posso pagare tutto, posso pagare anche il pizzo, posso pagare delle armi in nero, posso fare quello che voglio. Una valuta complementare no, perché prevede invece la riconoscibilità del soggetto all'interno di un circuito, per cui non posso pagare uno sbaglio con quella moneta. Quindi posso generare delle convenzioni che mi permettono di fare cose che diversamente sarebbe difficile fare. Il punto è volerlo fare e costruire un approccio sociale adeguato a questo contesto. È in questo senso che si sta cercando di costruire una teoria delle monete complementari che non prevede soltanto il aggiungere moneta e capacità monetaria, ma dare capacità sociale. Ed è questa la chiave. Non so se sono stato chiaro, scusate la rapidità della cosa, vi ringrazio per l'attenzione. Adesso Giuseppe Pizzino ci parlerà della moneta complementare. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Mi associo ai ringraziamenti per la splendida organizzazione della serata a Sergio Abate, grazie Sergio e grazie Filippo. Io
volevo incominciare dai titoli di giornale di ieri e di oggi. Ci dicono che l'Italia esce dalla recessione. Finalmente si vede il segno più davanti al PIL italiano. Allo stesso tempo ci dice il professor Busetti della Fondazione Curella, proprio ieri, che così non è in Sicilia. La Sicilia entra nell'ottavo anno di recessione. Abbiamo dei problemi in Sicilia che noi abbiamo sintetizzato in questa tabella qui. Il dato che più dovrebbe impressionare è il numero degli occupati. Il numero degli occupati è circa 1.250.000. Le statistiche ufficiali dicono 1.300.000, ma 1.300.000 è anche la sommatoria dei lavoratori a tempo parziale, ma il netto al tempo pieno è 1.250.000. Di questi ne abbiamo 300.000 che lavorano nel commercio, 700.000 nei servizi, poi ne abbiamo 80.000 in agricoltura, 80.000 in edilizia e 80.000 in attività produttive, industria in senso stretto. Si sono persi circa 400.000 posti di lavoro in questi 8 anni. E si sono persi tutte nelle attività produttive. Si chiama desertificazione produttiva. Gli ultimi casi che possiamo, soprattutto qui a Palermo, avete potuto registrare sono quello del pastificio Tomasello, tanto per non andare lontano, è, diciamo, è una delle ultime imprese siciliane che ha smesso di produrre. Dall'altro lato voi vedete che abbiamo 2 milioni di famiglie, quindi 1.200.000 gli occupati, 2 milioni di famiglie. Se consideriamo che ci saranno anche delle famiglie dove lavorano 2 persone, in questo momento c'è un occupato ogni 2 famiglie. Sono dei numeri che sono ancora più drammatici della Grecia. Guardate, disoccupazione in Grecia il 26, disoccupazione in Sicilia il 26. Battiamo la Grecia anche nella disoccupazione giovanile. 66% disoccupazione giovanile in Sicilia, 62% alla Grecia. Abbiamo tutti gli indicatori che sono tutti fuori controllo. A questo si aggiunge un altro dato, proprio freschissimo, reddito disponibile delle famiglie. Reddito disponibile delle famiglie siciliane è 12.000 euro l'anno, rispetto a una media di 18, rispetto ai nostri amici della Lombardia o del Friuli Venezia Giulia, diciamo dal nord Italia, 24. Quindi questo sta a significare che una famiglia composta da 2,5 elementi, vive con 400 euro al mese. Cosa fa? Il problema è cosa fa? Perché i sistemi convenzionali li conosciamo tutti, sapete come oggi la regione siciliana sta gestendo questo momento di recessione. Siamo in esercizio provvisorio fino ad aprile e l'ultimo provvedimento adottato dal nostro governo è un mutuo, guardate bene, un mutuo da 2 miliardi di euro che servirà per colmare il differenziale tra entrate e uscite del 2015, che sarà rimborsato, guardate bene, dai pensionati, dai dipendenti pubblici e dalle imprese. È totalmente anticostituzionale perché colpisce solo determinate categorie, non tutte le banche
sono anche esentate da questo, le assicurazioni, le compagnie aperte, ma pagheranno solo pensionati, i dipendenti pubblici, i dipendenti anche privati, e infine le imprese attraverso una addizionale regionale IRAP e IRPF bloccata per 30 anni, cioè hanno dato in garanzia di questo rimborso, di questo mutuo, 30 anni, per 30 anni è un ergastolo, di contribuzione dei siciliani. Questo cosa significa nel breve e medio termine? Da un lato desertificazione produttiva, perché abbiamo l'IRAP più alta d'Italia, è un dumping istituzionale, perché non capisco perché un'impresa siciliana, oltre che essere delocalizzata, deve avere anche la tassazione più alta d'Europa. Cioè l'IRAP in Sicilia è il 4,8, in Piemonte sarà il 3,6. Perché Marchionne doveva tenere aperto lo stabilimento di Termini Imerese se, oltre ad avere 1200 km di penalizzazione, doveva anche pagare un IRAP maggiore rispetto che al Mirafiore? Non si capisce. Poi Marchionne non è uno che ci scherza sui numeri, infatti l'unico stabilimento chiuso dalla Fiat al mondo è stato quello di Termini Imerese. Si chiama dumping istituzionale, cioè penalizzare un'impresa siciliana rispetto a tutte le altre. E infatti siamo alla desertificazione produttiva. E allora i numeri ormai li sappiamo tutti. Il nostro governo a Palermo ha deciso di aumentare la tassazione, di bloccarla per 30 anni. Noi cosa potremmo fare subito? Allora ci siamo messi a lavorare su, diciamo, leggendo, naturalmente io non sono un esperto monetarista, questo lo è Francesco Barnabei, lo è Fabiuccio Maggiore, che si è affiancato al progetto Sicilia, però abbiamo fatto dei ragionamenti semplici. Dobbiamo intervenire subito sul reddito delle famiglie e sull'occupazione. Come fare? Visto e considerato che di strumenti convenzionali non ce ne sono. Allora, per un attimo pensate a se noi riuscissimo, vi faccio vedere questa tabella dell'Istat che è interessante. Eccola qui, si vede? Sì, vi faccio vedere questo dato, eccolo qui, se ci riesco, totale spesa per alimentare. Le famiglie siciliane, quindi abbiamo detto che sono 2 milioni, spendono ogni anno 10 miliardi di spesa alimentare, per mangiare bene, per intenderci. Di questi 10 miliardi, solo 2 miliardi sono prodotti siciliani, 8 miliardi sono tutti prodotti che vengono da fuori la Sicilia. Guardiamo cosa significa in termini di mancati introiti per tributi. Significano solo per tributi, quindi trasferimento di ricchezza dalla Sicilia a fuori, omaggio agli altri territori da parte dei consumatori siciliani, 350 milioni di IVA, 250 milioni di IRPEF, 125 milioni di IRAP e 375 milioni di IRES, totale 1 miliardo e 100 di tributi su prodotti che acquistiamo fuori, ma che se invece fossero stati prodotti in Sicilia avrebbero determinato per la regione siciliana 1 miliardo e 100 di tributi, quindi 40 mila stipendi. E allora proviamo a immaginare una soluzione. Come innescare
un processo di filiera agroalimentare siciliana, perché tutto possiamo dire, tranne che in Sicilia non abbiamo i migliori terreni al mondo, siamo al 37esimo parallelo, abbiamo oro verde che è rappresentato dai nostri oli che hanno vinto 3 premi la settimana scorsa come i migliori oli al mondo. Abbiamo l'oro rosso, il nostro vino, abbiamo l'oro giallo, il nostro frumento. In questo momento ci sono degli esperimenti, anzi dei processi già avviati di riindustrializzazione dei grani antichi, stanno conquistando tutto il nord Italia. Quindi oro verde, oro rosso, oro giallo e infine, lo dico perché ho partecipato insieme alle facoltà di agrari di Catania e Reggio Calabria, l'oro bianco. L'oro bianco è il cotone. Noi siamo al 37.09 parallelo nord. Significa speculare alla California, esattamente la stessa posizione San Joaquin Valley, dove viene fatto il cotton belt, cioè il più bel cotone al mondo, dopo l'Egitto, che naturalmente è quella fibra lunga che batte tutti. Ebbene, solo col cotone, solo la filiera cotoniera in Turchia sviluppa 120 miliardi di PIL e occupa 2 milioni di addetti. In Turchia il cotone turco è inferiore a quello siciliano. Cosa significa 120 miliardi di PIL nella filiera cotoniera? Una volta e mezza l'intero PIL della regione siciliana in un prodotto dell'agricoltura. E noi abbiamo in Sicilia 200.000 ettari abbandonati, di cui 50.000 della regione siciliana. E allora, cosa possiamo fare per innescare questo processo che può avviare al lavoro 160.000 occupati? Se noi dessimo e facciamo un'operazione di carattere sociale importantissima, perché non dimentichiamo che in Sicilia il 10% della popolazione, quindi 200.000 famiglie, sono in stato di povertà assoluta e il 20% in stato di povertà relativa. Abbiamo in Sicilia un totale di 600.000 famiglie, uguale alla Grecia, il 30% tra povertà assoluta e povertà relativa. Se noi dessimo a queste famiglie una moneta elettronica in una valuta complementare, ci ha spiegato il dottor Bernabé, che sono degli strumenti non convenzionali ma legali, ci ha spiegato che la Svizzera attraverso il LIR da 80 anni opera con una valuta complementare, ci ha spiegato pure che in Sardegna già 60.000 imprese sono in rete con il Sardex, però noi in Sicilia abbiamo qualcosa in più che non hanno né in Svizzera né in Sardegna. Noi abbiamo un garante di spendibilità, perché tutte le monete, infatti tra tanti esperimenti che lui ha detto, ce n'è qualcuno che non ha avuto quell'effetto di circolazione che noi pensiamo che sia la qualità migliore di ogni moneta complementare. Noi abbiamo un garante di spendibilità che è l'articolo 36 dello statuto speciale della regione siciliana, sono 21 parole, sono importantissimi, cioè abbiamo la possibilità di pagare tutti i tributi direttamente alla regione. Secondo me, e poi magari sarà lei a dirci se è azzardato o meno questa nostra potenza, secondo me è sbagliato pagare a Roma i tributi con l'F24, andrebbero pagati per
direttamente a Palermo, perché è un giro largo, invece dovrebbero andare direttamente all'assessorato dell'economia. Tant'è vero, secondo un mio ragionamento molto spicciolo, nel momento in cui noi non paghiamo una tassa, ci arriva la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ci dice che dobbiamo pagare, se poi non paghiamo arriva la riscossione Sicilia e non Equitalia. Quindi, diciamo per assurdo, se noi non pagassimo le tasse poi li incasseremmo a Palermo, per assurdo, per assurdo. E allora noi cosa diciamo? Diamo a queste famiglie, che è il carburante, cioè noi abbiamo la Sicilia che è una Ferrari, perché possiamo produrre tutto quell'alimentare che non produciamo, innescare dando, perché la moneta, visto che siamo in deflazione, siamo senza circolante, va data a chi? Non certo a quel milione di famiglie che ha un reddito di 18.000 euro l'anno rispetto a quell'altro milione che ne ha 6.000, quindi la bene, vanno data a quel milione di famiglie che ha 6.000 euro l'anno di reddito. Aggiungendo quello che manca, qui non si tratta di creare inflazione, perché noi aggiungiamo quello che manca per stare nella media nazionale del reddito disponibile di una famiglia. Quindi non facciamo niente di più che parametrare quella che è la liquidità che manca in Sicilia rispetto a una media nazionale. Mettiamo quello che manca. Diamo la possibilità di spendere attraverso una valuta complementare con un solo obbligo. Diciamo alla signora della porta accanto, che in questo momento va a fare, magari va a prendere qualcosina per mettere, per far bollire la pentola al centro Speranza e Carità da Biagio Conte, invece di andare lì gli diamo una carta che può spendere 800, un equivalente in valuta complementare di 833 euro al mese, e gli diciamo guarda, spendili però a una sola condizione, una, che siano prodotti siciliani. Questo, grazie, questo è lo strumento che da un lato assiste quelle famiglie che hanno bisogno, non può, ormai si sono persi, e il conto delle persone che si sono suicidate perché non avendo la possibilità, avendo perso il posto di lavoro, non riescono a mantenere le famiglie. Quindi si sono persi i numeri, evitano anche i mezzi di comunicazione di dirlo perché hanno paura che si possano essere effetti emulativi. Però se noi in tutto questo, era lo schema di prima, riusciamo a essere semplici, anche perché non costa a nessuno, non è che c'è in tutto questo qualcuno che poi dovrà pagare qualcosa. Volevo prendere lo schema di prima, se ci riesco, ma eccolo. Vi faccio vedere lo schema, quello di prima, del sistema monetario, come l'abbiamo pensato, com'è possibile che possa essere utilizzato. Guardate che noi abbiamo fatto tutto un percorso estremamente legale, estremamente rispettoso di tutto quelle che erano le norme, e alla fine questo sistema praticamente, se voi lo guardate, è sempre in circolazione. Noi mettiamo tutta quella liquidità che mancava per favorire la spesa delle famiglie che in questo momento non spendono, perché darlo naturalmente a chi li ha non è che giovi tanto, perché quelli già spendono di loro. Quindi in tutti i sistemi che noi abbiamo visto insieme a Matera c'è sempre un pezzo che secondo me manca: chi è che innesca il meccanismo
che poi produce uno sviluppo sostenibile, perché cosa diciamo noi a queste famiglie? Spendetelo verso prodotti siciliani, ed è una moneta scritturale bancaria, si trasferisce l'importo da un telefonino all'altro attraverso un semplice codice QR, quindi non ci sono transazioni bancarie, non ci sono interessi, non c'è debito, tutto accreditato e resta tutto in circolazione. Ma perché funziona? Dal mio punto di vista, poi mi auguro di non essere smentito dall'avvocato Lunardo. Noi abbiamo una ragione per credere che possa funzionare a tutti gli effetti, perché una moneta è una moneta buona se, quando io vengo da lei a fare la spesa, lei accetta questa valuta. E perché lei l'accetta? Perché può pagare tutte le tasse, IVA, IRPEF, IRES, a maggior ragione l'IRAP, perché è una tassa regionale, alla regione siciliana. Quindi c'è il garante di ultima istanza, c'è la garanzia che nessuno resti col cerino in mano, e questo sistema è un sistema che è sempre in circolazione. Questo che vuol dire? Che se noi inneschiamo subito questo processo di crescita e di sviluppo sostenibile, riusciamo per ogni miliardo di spesa in prodotti siciliani ad avere 20.000 occupati. Se riusciamo a spendere tutte 10 miliardi, due li abbiamo già, più gli altri 8, significano 160.000 occupati. E questo è praticamente tutto il contrario di quello che si è fatto fino ad oggi. Fino ad oggi tutti gli investimenti sono stati in Sicilia, diciamo, ha fatto tantissimo danno alla Cassa per il Mezzogiorno. Uno di quei danni è aver favorito degli investimenti che erano contro natura per la regione siciliana. Noi così vogliamo indirizzare, e questo è un primo sistema, poi molto velocemente vi dirò il secondo. Vogliamo orientare gli investimenti solo in due settori: uno, l'agricoltura; secondo, il turismo. E quindi, quando parliamo di turismo, parliamo di beni culturali, storici, paesaggistici, ambientali, perché la regione siciliana, con 1280 km di costa, con 120 siti tra i più importanti al mondo, il 10% del patrimonio artistico, culturale, storico è in Sicilia. Il 10% del patrimonio culturale al mondo è in Sicilia. Eppure noi facciamo il 4% in agricoltura del nostro PIL e il 4,6% nel turismo. Malta ne fa il 45%, le Baleari ne fanno il 30% e noi nel turismo facciamo il 4,6%. E allora, se attraverso il reddito sociale, qualcuno lo chiama di cittadinanza, se attraverso il reddito sociale, perché va dato alle famiglie che devono subito mantenere i figli, riusciamo a innescare un processo di crescita e di sviluppo sostenibile in agricoltura, dall'altro lato possiamo, dottore, qui chiedo un suo supporto, possiamo fare un'altra cosa ancora bella. Quindi, chiuso il discorso della moneta complementare, possiamo fare un'altra. Noi abbiamo nel nostro statuto 10 parole, 70 caratteri, mezzo tweet, dell'articolo 41. Il governo della regione ha facoltà di emettere prestiti interi. Significa fare quello che fa qualsiasi stato sovrano: Roma,
Madrid, Parigi, emettere buoni ordinari non del tesoro, regionali. E questo basta applicare il 2412 del codice civile, non bisogna avere chissà quale impianto giuridico. Noi abbiamo una SPA che si chiama Finsicilia, che già di suo vale 400 milioni di euro, nella quale andare a conferire tutto il patrimonio immobiliare, non quello storico, quello civile, i 7 milioni e mezzo di metri quadri che sono immobili commerciali, civili, che sono in capo solo alla regione, senza considerare né quelli dei comuni né quelli delle ex province, tantomeno quelle delle camere di commercio, che non si sa se sono dello Stato o della regione. Solo 7 milioni e mezzo, abbiamo 10 miliardi di beni immobili da mettere in garanzia, non vendere, perché continuando con questa politica regionale li venderanno tutti. Noi invece diciamo una cosa, blindiamo questi immobili, li conferiamo in una SPA, sono 10 miliardi, il secondo comma del 2412 ci consente di emettere 20 miliardi di obbligazioni, buoni, ordinari, regionali. Perché lo possiamo fare? Perché in Sicilia, tra tante disgrazie, abbiamo una cosa buona, i risparmiatori. Solo presso le banche, quindi una soluzione endogena, abbiamo 60 miliardi depositati presso le banche, continuano ad aumentare, piuttosto che diminuire, continuano ad aumentare, anche i piccoli, diciamo quelli che non hanno grande somma, abbiamo depositati solo presso le banche, senza considerare le poste, senza considerare quello che c'è fuori dalla Sicilia, che appartiene in Sicilia. Abbiamo 60 miliardi di depositi. Dovremmo fare una cosa semplicissima, andare dai risparmiatori siciliani, fare un'offerta vantaggiosa. Io l'ho immaginata un po' troppo, come dire, favorevole per i risparmiatori, perché dal mio punto di vista io direi: guarda, tu mi dai 5.000 euro, io tra 5 o 7 anni al massimo te ne do indietro 10.000. Che raddoppiare quello che è l'investimento del risparmiatore. E per fare cosa? Per fare quegli investimenti in agricoltura e nel turismo che sono insite della natura stessa della regione siciliana. Farei una cosa che può sembrare stupida: regalerei il biglietto andata e ritorno a tutti quelli che vengono in Sicilia da settembre a maggio. Direi a tutti gli australiani, gli americani: venite in Sicilia, noi vi paghiamo il biglietto andate e ritorno a condizione che state due o tre settimane, perché quella è la ricchezza della Sicilia: promozione del turismo, valorizzazione dei nostri beni culturali. E poi l'ultimo investimento è l'agricoltura, non cemento. Io sono completamente contrario al cemento, ma abbiamo le dighe, ma o sono incomplete o non riusciamo a portare l'acqua dalla diga ai terreni, quindi abbiamo dighe incomplete, ce ne sono 4 incomplete che potrebbero contenere 80 milioni di metri cubi d'acqua e irrigare 100.000 ettari di terreni, e non li completiamo. Una è qui sulle Madonie. Poi ce n'è una a Pietrarossa Enna, poi ce n'è una a Catania, una quella di Santo Rosolia a Ragusa. Però abbiamo delle dighe che sono obsolete, quelle che hanno l'acqua sono intasate per il fango, perché non si è mai fatta la manutenzione, quindi dobbiamo fare manutenzione delle dighe, condotte idriche e sistemi di irrigazione. Facendo questi due interventi, uno in agricoltura e l'altro rivolto al turismo, noi possiamo permetterci di dire di aver realizzato crescita e sviluppo sostenibile, e solo mettendo in moto quella Ferrari che in questo momento
e ferma al distributore per mancanza di carburante. Grazie. Giuseppe Lunardo, avvocato costituzionalista, ci parla dello Statuto. Buonasera. Intanto ringrazio voi per il fatto che alle 7:24 stiamo parlando di cose abbastanza impegnative piuttosto che magari passare il tempo in maniera un po' più leggera. Ringrazio Filippo per l'invito e che devo dire che ho accolto con molto entusiasmo, perché è vero che io mi sono occupato di temi che hanno a che fare con il diritto costituzionale, ma fondamentalmente non avevo, se non dopo le sollecitazioni di Filippo, affrontato seriamente il problema dell'autonomia siciliana e dell'autogoverno di questa regione. E quando Filippo mi ha sollecitato a prendere in mano questo libro, che è lo Statuto della Regione Siciliana, che fino a quando non l'ho sfogliato, non l'ho vissuto, insomma, mi sembrava qualcosa un po' lontana da me, ho capito che invece è una cosa molto vicina a me, molto importante. E lo dobbiamo sentire nostro quasi e forse di più di come sentiamo nostra la Costituzione, perché dentro questo libro ci sono un sacco di diritti, un sacco di facoltà, di opportunità che spesso secondo me noi non siamo stati in grado di cogliere perché abbiamo avuto un atteggiamento subalterno nei confronti dello Stato centrale e non abbiamo preso in mano questa parola che si chiama autogoverno, che è molto importante e che, per subito collegarmi a quanto ha riferito il dottore Pizzino poco fa, è veramente un'opportunità da cogliere. Cioè, quello che ha presentato la moneta complementare è realmente un'opportunità di autogoverno dei siciliani, un modo di prendersi seriamente e provare a cambiare una volta e per tutte un modo di intendere la politica in questa terra e selezionare anche una classe dirigente nuova. Quindi con curiosità mi sono approcciato a questi temi e la prima cosa su cui mi imbatto è un articolo di Francesco Merlo nel 2012 che appare sul suo blog e titola: ora abbiamo lo statuto ora aboliamo lo statuto speciale della regione siciliana. In questo articolo, devo dire, di denuncia che ha molte ragioni d'essere, Francesco Merlo se la prende apertamente con la classe politica siciliana, eppure attribuisce il fallimento di una classe politica, cioè ritiene che il fallimento di questa classe politica sia tutta e si possa trovare esclusivamente lo statuto, come se lo statuto fosse la causa dei cattivi politici che ci governano. Proviamo a vedere se è vero, proviamo a vedere che cosa l'esperienza dell'autonomia in Sicilia ci ha detto e se i politici che ci rappresentano, quelli che Merlo definisce, parlando per esempio in genere del deputato regionale come figura, un grassatore, un mediatore, un Batman con i mustazzi unti di stigliola, oppure li considera, paragrafando Sciascia, come i viceré, no? Quelle figure intermedie che si trovano tra il re e il popolo e che sono più importanti del re stesso. Vediamo che cosa è successo in questi anni, decenni di autonomia siciliana. Di autonomia siciliana si parla da prima dell'Assemblea Costituente. Prima del 1946 già si parlava di autonomia in Sicilia.
storia e se ne parlava in un seminario alla Cireale, che fu ispiratore del pensiero di due grandi giuristi, Restivo e Ambrosini. Questi due giuristi, che furono poi gli ispiratori dell'autonomia e del pensiero autonomistico siciliano, hanno dato ovviamente un grandissimo contributo appunto allo sviluppo di questo pensiero. In particolare, Restivo riteneva che l'autonomia regionale, in questo caso della Sicilia, fosse fondamentale, perché innanzitutto avrebbe fornito ai siciliani una volta per tutte strumenti che consentivano di liberarsi da una malattia atavica che hanno i siciliani, cioè l'eteronomia, essere governati da qualcuno fuori di sé. E questo l'autogoverno, un autogoverno responsabile, era sicuramente uno dei motivi per cui andava applicato in Sicilia un modello di governo diverso, e peraltro vedevano l'autonomia come uno strumento utile a innescare meccanismi di solidarietà in una dialettica, diciamo, costruttiva col governo centrale, tale per cui risorse di zone del paese più ricche della Sicilia potevano contribuire a con appunto finanziamenti, con erogazione di spesa, a appunto eliminare quel divario economico e sociale che ovviamente per forza di cose nel 1946 vi era tra le regioni del nord e le regioni del sud, divario che, ce lo diciamo da sempre, esiste ancora oggi. Questa impostazione aveva poi come ulteriore, diciamo, corollario il fatto che quando si parlò e si andò a contrattare col governo nazionale l'autonomia, la si considerò il patto di autonomia, il patto di specialità della regione siciliana, come una sorta di contratto tra soggetti pari, come se i siciliani e il resto del territorio nazionale avessero stipulato un vero e proprio contratto, un contratto tra due soggetti assolutamente di pari dignità. Questo corollario, che se è considerato da un certo punto di vista è assolutamente vero, tant'è che la stessa Corte Costituzionale per molto tempo nelle sue sentenze, una per tutte di stretta attualità. Voi sapete che, non so se avete letto i giornali, immagino di sì, la Corte Costituzionale recentemente si è occupata del commissario dello Stato. Non mi dilungo su che cosa sono le funzioni del commissario dello Stato della Regione Siciliana, non mi dilungo affatto, vi dico semplicemente che questa figura è una figura importante perché ha un controllo di giurisdizionalità delle leggi in Sicilia, è stata sostanzialmente messa a tacere dalla Corte Costituzionale, e nel 2014 la Corte Costituzionale richiama un precedente della stessa Corte di moltissimi anni prima, che dice appunto questo, cioè che i siciliani e il governo centrale hanno sottoscritto un patto. Hanno sottoscritto questo patto in cui questi due soggetti sono seduti a un tavolo ed entrambi avevano pari dignità. Tuttavia, nell'esperienza che abbiamo vissuto fino ad oggi dell'autonomia, questo pensiero, cioè il fatto che si fosse uguali, ha, secondo me, ma non solo secondo me, portato a distorcere il rapporto, fino a considerarlo un rapporto per il quale noi chiediamo risorse e siamo irresponsabili delle risorse che ci vengono demandate e che ci vengono affidate allo Stato. La nostra classe politica chiede
risorse e poi non è responsabile della spesa, non è responsabile di come sceglie di spendere questi soldi, non lo è perché il richiamo che faceva poco fa il dottore Pizzino sull'articolo 37, io vorrei entrare subito su questo aspetto perché è una cosa veramente interessante. Il dibattito sull'articolo 37, che in effetti recita, se noi lo leggiamo, 36, che se noi lo leggiamo recita, al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione a mezzo di tributi deliberati dalla medesima. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto. Chi legge questa norma pensa che noi siamo assolutamente autonomi da un punto di vista finanziario rispetto allo Stato nazionale, cioè che noi potremmo impostare politiche, potremmo preventivarne la spesa e riscuoterne i tributi. E questo avrebbe sicuramente un aspetto importante sulla responsabilità politica, perché contribuirebbe a far sì che il corpo elettorale si trasformi da un corpo elettorale inconsapevole a un corpo elettorale consapevole, che sappia decidere chi prende e come prende determinate decisioni e poi sappia giudicarlo nel momento in cui si va a votare. Eppure questo articolo 37, molti magari non lo sanno, sicuramente sto parlando a una gente interessata dell'argomento e quindi magari non vi dirò una cosa nuova, è stato totalmente tradito, ed è stato totalmente tradito pochissimi anni dopo da l'introduzione dell'articolo 2 del DPR del 26 luglio del 65, numero 10.074. Questo articolo 2 del DPR sostanzialmente ha snaturato totalmente l'articolo 36 e lo ha fatto sì che da una pensata finanza autonoma della regione siciliana si è passata a una finanza derivata, cioè una finanza in cui le linee guida, le direttive, eccetera, sono decise da Roma e noi spendiamo i soldi che ci vengono attribuiti e li riscuotiamo. Facciamo il lavoro sporco con la riscossione Sicilia e spendiamo i soldi che qualcun altro ci dà nel modo e nella misura che viene determinata da questo qualcun altro. Dunque non sfruttiamo pienamente le potenzialità che abbiamo. Queste potenzialità, assolutamente, noi effettivamente siamo una Ferrari senza benzina. E siccome è ovvio che tutti noi abbiamo una coscienza politica, questo sistema che è stato costituito, questo tradimento che è stato fatto, incide anche su un altro aspetto fondamentale, perché avere questa dicotomia per cui chi spende non è la stessa persona che imposta, non è lo stesso soggetto che imposta le politiche, fa sì innanzitutto che la classe politica si sente totalmente deresponsabilizzata, spende, spande e nessuno la può giudicare, nel senso che il riferimento, la leva fiscale, le scelte di indirizzo politico non sono della classe politica che si ritrova a dover amministrare delle somme, ma sono di chi queste somme, queste politiche finanziarie le imposta, ed è Roma. A volere essere estremi, quando andiamo a votare e andiamo a votare per il rinnovo dell'ARS, noi stiamo andando a votare gente che sostanzialmente non stiamo giudicando, perché il giudizio che noi stiamo dando a questi soggetti che noi andiamo a scegliere, li andiamo a scegliere consapevoli del fatto che poi le scelte di indirizzo politico verranno fatte da un'altra parte. E allora che cosa occorre recuperare? Secondo me occorre recuperare l'autogoverno,
ma l'autogoverno inteso nel senso di restivo, cioè un autogoverno che intanzitutto non sia chiuso nei confronti del governo centrale, col quale peraltro dobbiamo discutere, e che sia però responsabile perché in grado di fare degli sbagli, di impostare scelte e pagarne le conseguenze. Solo in questo modo si riesce a costruire una classe dirigente che sia in grado di fare crescere questa terra. Piccola notazione statistica, è un po' una piccola rassegna di qualche esperienza di qualche altra regione a statuto speciale. Voi sapete che ovviamente noi non siamo l'unica regione a statuto speciale, eppure noi siamo, come dicono a Milano, la più lagnosa. Avendo più poteri siamo i più lagnosi in assoluto, e vi dico perché. Friuli, se non mi sbaglio, sì, il Friuli Venezia Giulia e la Valle d'Aosta, ma anche il Trentino Alto Adige, sono regioni che hanno preso sul serio le facoltà che loro venivano attribuite e le competenze legislative che le sono state attribuite dalle riforme del titolo quinto, e quindi hanno, prendendo sul serio queste riforme e queste norme, sono andati a dialogare col governo nazionale impostando politiche di sviluppo, emanando leggi e utilizzando uno strumento che è la Camera Paritetica, dove sono riusciti ad ottenere risultati. La Sardegna, che è un po' meno lagnosa di noi, ma è un po', diciamo, lagnosa quasi quanto noi, almeno è riuscita ad ottenere il federalismo amministrativo col decreto legislativo nel 98. La Sicilia dal 2001 al 2011 si è occupata esclusivamente del riparto del trasferimento degli immobili dallo Stato alla Regione, si è occupato dell'articolo 37 e non è stata neanche in grado di portare a compimento questa riforma che aveva intenzione e questo ripensamento dell'articolo 37, e si occupa della presenza in alcuni casi sporadici del Presidente della Regione Siciliana al Consiglio dei Ministri. In 10 anni noi ci siamo occupati di queste 3 cose. Quando siamo andati a discutere con Roma ci siamo occupati di queste 3 cose, e per il 99% ci siamo occupati anche, perché queste sono le cose più significative, le cose meno significative è che ci siamo occupati di andare, come si suol dire, a pattiarci i finanziamenti che ci spettavano, producendo una quantità mostruosa di ricorsi per conflitto di attribuzioni tra regione e Stato centrale, per 1 milione di euro in più, 1 milione di euro in meno, che poi tutti noi abbiamo la consapevolezza di sapere perfettamente come sono stati spesi, in una sanità che fa acqua da tutte le parti, eccetera. Allora, riprendere in mano uno spirito di autogoverno come lo hanno pensato i padri del nostro autonomismo significa cominciare a prendere sul serio le competenze legislative che abbiamo, che sono enormi, e da questo punto di vista mi fa molto piacere che, se i nostri politici non hanno un impulso in tal senso, provenga dal basso. Bravo. Una cosa di questo tipo, cioè utilizzare lo statuto, riappropriarsi dello statuto, significa anche avere delle idee, portarle all'attenzione dell'Assemblea Regionale Siciliana,
ben sapendo che l'Assemblea regionale siciliana è vittima di un immobilismo oramai è veramente esasperante. E quindi recuperare questo spirito di autogoverno, questa autonomia in questo senso, io la trovo una cosa assolutamente utile e anzi necessaria, direi. Un'ultima cosa che volevo dire, perché avevo pensato di parlarvi un po' di alcune delle cartine di tornasole del fallimento dell'autonomismo un po' in Sicilia, però mi rendo conto che alle 7:15 è una cosa un po' pesantuccia. Però una cosa volevo dire, per tornare alla domanda che c'è stata posta da Merlo prima, cioè è ora di abolirlo questo statuto siciliano? Allora, io non vi nascondo che ci sono molti professori di diritto costituzionale e giuristi che sono anche aperti a una possibilità di questo tipo. E però tutti sono concordi nel ritenere che anche se l'autonomia può essere ripensata mettendo mano allo statuto, e tra parentesi vi dico, lo dovremo fare perché il DDL Renzi e Boschi ha levato tutto quello che era possibile, diciamo, sottrarre all'autonomia. È un decreto di riforma accentratore che provocherà una catastrofe per il numero di norme e di stratificazione normativa che creerà. E allora lo dobbiamo abolire questo statuto siciliano? Secondo me no. Secondo me dobbiamo utilizzarlo meglio, e per utilizzarlo meglio abbiamo bisogno di una classe politica nuova, perché il problema del fallimento dell'autonomia non sta nello statuto, sta nella classe politica. Grazie. Io nel nostro video che abbiamo visto, noi abbiamo parlato di gente povera alla quale andrebbe la carta e il reddito sociale. Non ho visto che cosa andrebbe a coprire il fabbisogno del cittadino siciliano, cioè le imprese. Gli imprenditori non esistono, né si possono inventare. Né domani mattina noi diamo la patente di imprenditore, signor Tizio, al signor Carlo. Noi parlavamo poco fa di produzioni agricole e non abbiamo parlato di produttori, abbiamo parlato di consumo. Quindi noi abbiamo 4 milioni di consumi, non abbiamo 10 milioni di produttori in euro. Ecco, qual è la possibilità di avere 10 milioni di produzioni nell'arco di tempo necessario perché il siciliano si sposti da una produzione all'altra? Scusate. Ha perfettamente ragione. Naturalmente, quando noi spieghiamo questa nostra aspirazione a veicolare gli acquisti verso prodotti siciliani, partiamo da un presupposto che anche non solo la classe politica, ma anche la classe imprenditoriale deve rinnovarsi. Quindi ci auguriamo che insieme alla classe politica ci sia anche una classe imprenditoriale all'altezza di quelle che sono le aspettative di tutti i siciliani.